RTR1. Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Massimiliano Colli. 19° giorno di guerra in Ucraina, avanti le operazioni militari dell'esercito russo, situazione umanitaria sempre più drammatica. Nel contempo rimane aperto il filo della diplomazia che passa anche per Roma. Ci aggiorni in studio Nicola Tedeschini. Mentre a Washington, riferisce l'emittente NBC, si riflette su un possibile viaggio di Joe Biden in Europa, qui nella capitale italiana il suo consigliere alla sicurezza Sullivan ha discusso per quasi 7 ore con Yan Jiechi, responsabile esteri del Partito Comunista cinese. Confronto molto schietto, dice un alto funzionario della Casa Bianca, che però chiarisce come lo scopo di questo incontro fosse esprimere profonda preoccupazione per il sostanziale allineamento di Pechino con Mosca. Gli Stati Uniti promettono insomma conseguenze se, come ha scritto il Financial Times, a summit ancora in corso, la stessa Cina si renderà disponibile a fornire assistenza militare alla Russia, che intanto ha comunque smentito. Riprenderanno invece domani le trattative in videoconferenza tra Kiev e Mosca. Invece di darci ultimatum, sembrano per la prima volta avviare negoziati costruttivi, dice uno degli assistenti di Zelensky, che però non manca di definire i colloqui difficili. Il presidente ucraino che dopo domani... Tutti i suonatori di rumba gitana in jam session per tutta la notte, è stata una roba assolutamente indimenticabile. Molto figo, è vero, la racconti spesso quella notte, perché sono... quelle cose che non ti dimentichi. E qua qualcuno mi racconta della festa memorabile per il 40° compleanno. Vedi. Gli ingredienti erano il mio DJ preferito che based in LA, Corugna, Spagna, l'ho fatto venire in provincia di Brindisi, l'hai fatto venire apposta, fantastico. E le persone che hanno influenzato positivamente la mia vita negli ultimi 10 anni. È stata un'esperienza che mi ha lasciato un'energia pazzesca. Molto bella, tipo quella che ti rimane quando torni da un viaggio spirituale. Beh, quello perché eri circondato dalle persone giuste. Vedi. Qualche festa, però sai che sono stata la DJ di qualche festa memorabile, quello sì. Sì, ho suonato a qualche matrimonio. Ho suonato in qualche festa. Per me, quello che vedevo mentre lavoravo. Mi sembrava delle feste. Che classe, che personalità, Anne-Sophie Mutter, grande protagonista della scena musicale dagli anni Ottanta, si è confermata in questa esecuzione del concerto per violino di Beethoven, davvero una musicista di prima classe. Era un'esibizione molto particolare, quella dell'8 marzo scorso, insieme ai musicisti delle principali orchestre bavaresi di Monaco di Baviera, i Münchner Philharmoniker, della orchestra sinfonica della radio bavarese, della Bayerische Staatsorchester, diretti da La Havasciani.